Di nuovo in diretta per questa seconda giornata dalla Monastero dei Benedettini di Catania per il 34esimo congresso nazionale forense. Ci è venuto a trovare qui nella porzione che è stata ricavata nella lavata di sinistra proprio del monastero, dedicata a Giustizia Caffè. Ci è venuto a trovare, dicevo, l'avvocato Pietro Beretta Anguissola, che è responsabile dell'organismo di conciliazione di Firenze. Tanto ben ritrovato e buona seconda giornata di lavori, avvocato. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come vi state trovando voi, avvocati fiorentini, all'interno del congresso? Ossia, le vostre aspettative quando siete arrivati a Catania sono state confermate o c'è un po' più di delusioni, soddisfazioni? Come oscillate? Ah, da un punto di vista di esperienza, di confronto con i colleghi professionisti, sono occasioni fondamentali, quindi è sempre utile, perché potersi confrontare con i colleghi nazionali è stimolante. Poi da un punto di vista logistico anche è stata, trovo tutto abbastanza organizzato bene, comunque è un'occasione fondamentale proprio per l'avvocatura in sé, perché lavoriamo quotidianamente nelle nostre realtà territoriali, la possibilità di aprirci e confrontarci su scala nazionale è fondamentale. Ecco, lei tra l'altro è responsabile dell'organismo di conciliazione di Firenze, no? Significa, si parla di mediazione. Quanto la mediazione, la conciliazione ha aiutato a snellire le pratiche di un tribunale? È uno strumento di recente introduzione nel nostro ordinamento e l'avvocatura, piano piano, soprattutto l'avvocatura che lavora sul territorio, lo sta recependo. I risultati sono incredibili e molto molto importanti. Certe volte c'è il problema di comunicare, ecco, questi risultati dei vari territori, soprattutto a Firenze abbiamo un'esperienza molto positiva, comunicarli anche a livello nazionale in maniera chiara e dettagliata. Ieri c'è stato un intervento del ministro Bonafede che forse non è stato correttamente, diciamo, informato sui risultati concreti che in alcune realtà la mediazione sta avendo nell'ottica di risolvere proprio il problema dell'utente, del cittadino, attraverso l'intervento fondamentale sempre dell'avvocato, che è uno strumento diverso in cui praticamente c'è l'interazione tra il cittadino, l'utente, il proprio professionista, l'avvocato, un terzo mediatore, e si stanno avendo risultati incredibili in alcune realtà come quella fiorentina, e si cercherà nei prossimi settimane e mesi di comunicarlo meglio, perché evidentemente dopo l'intervento di ieri il ministro forse non ha avuto una corretta prospettazione su alcuni risultati in alcune realtà. Ecco. Eh sì, c'è bisogno dei dati, ma soprattutto questi dati poi vanno confermati, perché lo strumento esiste, è importante, ma senza comunicazione e informazione diventa anche un po' limitante. Allora, noi ringraziamo l'avvocato Pietro Beretta Anguissola, ricordo, responsabile dell'organismo di conciliazione di Firenze, e qui noi siamo sempre in diretta dal 34esimo congresso nazionale forense di Catania. Tra poco di nuovo in diretta avremo tra poco insieme a noi il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, parleremo anche di cosa sta accadendo in questo momento a Genova. Tra poco.